Buongiorno, oggi faremo le tortine monoporzioni. Per adesso vi faccio vedere i profiterol monoporzione. Allora, si prendono le coppette, queste qua le potete trovare anche all'Eurospin, queste di plastica così, perché se avete un buffet di dolci, perché io fra un po' vi darò anche delle idee per fare dei rinfreschi, come tramezzini, panini, pasta fredda, arrosti, cioè di tutti i tipi. Quindi io adesso vi farò vedere, oltre a tutto quello che abbiamo fatto insieme, anche le coppette e monoporzioni che vanno benissimo per il buffet dei dolci. Così quando andremo a fare il menù completo per le varie feste, queste qua sicuramente ci saranno. Allora, prendiamo le coppettine, mettiamo un pochino di panna montata sotto. Poi, tanto i bignè farciti li sapete fare perché ho dato la ricetta e poi la metterò sul link pure, e la cioccolata per glassare i profiterol. Allora io adesso li prendo un po' misti, voi li riempiete con la crema chantilly tutti quanti. Allora, uno, due, li mettiamo così, in questa maniera. Tanto sia il link della bignè, della crema e del cioccolato ve lo metterò sopra, così come cliccate andate subito, vi si apre subito la pagina dove dicevo le dosi e come si fanno i bignè e la crema. Allora, due, mettiamo un altro pochettino di panna. Prego, mi sacca e metteremo il terzo bignè. Qua c'è poca panna. E mo dopo farò anche gli altri gusti, le mimosette, i tiramisù. Adesso con il cioccolato per glassare i profiterol, che voi sapete come fare già, andiamo a glassarli. Poi facciamo un giretto di panna intorno così. Guardate quanto sono belli. Adesso andrò a finire le altre. E questi sono i profiteroli. Poi dopo faremo gli altri gusti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.